Vastese conquista i 32esimi di Coppa Italia in 12 minuti, tanti infatti ne bastano alla squadra aragonese per imporre la legge dello stadio di casa ad un Avezzano che gioca un discreto primo tempo ma in avvio di secondo si scioglie e cade fragorosamente in uno dei due derby abruzzesi di giornata. Paladini lascia in panchina Stivaletta e Leonetti, c'è Capitanfiore a dare fantasia largo a destra al gioco aragonese con Sciba terminale offensivo e Napolano sul fronte opposto. Non c'è Palestini, fermato nella notte da un virus intestinale, sostituito da Pagliari. Giampaolo deve rinunciare invece a Cerone che sconta la giornata di squalifica in Coppa che si trascinava dalla scorsa stagione, riproponendo il 3-4-3 intravisto già in precampionato con Di Felice a guidare la retroguardia insieme a Mennes Bardella. Dos Santos al centro dell'attacco con Pellecchi e Deramo. La Vastese prova in avvio a fare la partita ma l'Avezzano nelle ripartenze può essere pericoloso. L'occasione è limpida, ce l'hanno proprio gli ospiti al 18esimo con Pellecchi. Deramo lo pesca in buona posizione ma l'esterno calcia altissimo di sinistro e manca il bersaglio grosso. La risposta di Pagliari al 24esimo dalla parte opposta invece è velleitaria. Altra conclusione poco pericolosa al minuto 27, quella che prova a Bisegna col sinistro dalla distanza. Morelli blocca senza patemi. La Vastese si rivede al 40esimo, la palla di Ridolfi è illuminante ma la punta perde il momento della battuta mancina e di Gianfelice è lesto a chiudere sventando una buona occasione. Il tutto in una prima frazione condizionata dal sole che splende sull'Aragona e che rallenta inevitabilmente i ritmi di gioco. Riprese invece di tutt'altro tenore perché passa un minuto e la Vastese sblocca il risultato, azione insistita sulla sinistra ed è D'Alessandro che scarica in fondo al sacco il pallone del vantaggio di casa. L'Avezzano prova a rispondere al terzo con la discesa di Besana, disinnescata dai piedi di Morelli, ma al 53esimo la Vastese mette in ghiaccio il match e lo fa con Napolano, che gira di testa alle spalle di Fanti, un traversone perfetto di Ridolfi. Esplode di nuovo la gioia dell'Aragona per la prima rete con la nuova maglia dell'ex San Benedettese. Giampaolo corre ai ripari, toglie Bianciardi e Besana per Alessandro e Puglielli e per provare a rispondere ad un 1-2 mortifero, ma la Vastese è incontenibile al 57esimo chiude il match. Il traversone da destra non trova la testa di Sciba ma la correzione in bello stile di De Meio. Il pallone rimbalza a terra e batte ancora Fanti. 3 gol in 12 minuti e qualificazione in tasca per gli uomini di Palladini. Avezzano tramortito con Schirone che prende il posto di Gianfelice mentre Palladini toglie Napolano per Giampaolo. Biancoverdi che smaltito il triplo schiaffo tornano a farsi vedere al 64esimo. Bisegna invita Alessandro al tap-in volante che termina a lato, non di molto. Ancora Bisegna ci prova al minuto 72 con la sventola mancina che termina non molto distante dalla porta di Morelli. Altra buona occasione all'82esimo. Alessandro, sempre lui sulla sinistra, rifinisce per Pellecchia che elude la marcatura di Ispas ma calcia alto da buona posizione. La Vastese però quando accelera fa male come l'85esimo con Sciba che in spaccata centra la base esterna del palo a Fanti battuto con Giampaolo murato al momento di siglare il poker bianco-rosso. Aragonesi dilaganti ancora con Giampaolo, minuto 86, sfugge a Schirone ma chiude troppo l'angolo della conclusione. Penultimo sussulto del match lo regala proprio Schirone nel recupero al 91esimo col destro a giro che sfiora l'incrocio mentre al 94esimo il coast to coast di Stivaletta trova la risposta pronta di Fanti con i piedi. Al turno successivo dunque va la Vastese che fa su il derby per 3-0, indicazioni importanti per Ottavio Palladini considerando che l'Aragona si è vista una squadra che ha ancora parecchi margini di miglioramento. Campanello d'allarme invece per l'Avezzano, la Coppa non era l'obiettivo stagionale, è vero, ma specie la ripresa lascia Federico Giampaolo con qualche preoccupazione e tanto su cui ancora lavorare. Ottavio Palladini, penso che più della vittoria che certamente ti interessava, quello che ti fa contento è il secondo tempo della Vastese interpretato, sia il primo più attento, il secondo in cui ha capito che era il momento di premere sull'acceleratore. Ma il primo è stato studiato più che altro perché poi loro giocando 3-4-3 loro sono una buona squadra, una squadra che palleggia bene e non siamo riusciti mai a prenderli noi, quindi siamo andati un po' in difficoltà su delle situazioni, anche se poi la partita è stata abbastanza equilibrata anche nel primo tempo, forse loro sono partiti un po' meno forti, noi siamo partiti bene i primi 10 minuti, poi quando hanno iniziato a giocare ci hanno messo un po' in difficoltà e nel secondo tempo poi siamo stati bravi e anche fortunati a sbloccare la partita, lì sono cambiati un po' i meccanismi anche dell'Avezzano che si è messo in maniera diversa e quindi ci ha un pochettino diciamo agevolato il compito di non andare a prendere, perché giocando con 4-4-2, un 4-2-3-1 avevamo più punti di riferimento e quindi lì magari poi cambiata l'inerzia della partita, poi siamo stati bravi a gestire anche il risultato perché poi
Cosa mi premeva però era tanto vedere la compattezza di squadra, perché poi noi fondamentalmente di partite reali, vere, difficili in questo precampionato non ne abbiamo fatte, no? Abbiamo giocato sempre contro squadre di promozione, ma tutto rispetto per le squadre di promozione, il pallino del gioco ce l'hai sempre tu e quindi difficilmente vedi le difficoltà di una squadra. Mi premeva questo, vedere una squadra che si sacrifica, che lotta, e oggi l'hanno fatto bene, questo è un buon punto di partenza, anche se poi il campionato sarà tutta un'altra storia. Perico Giampaolo, 12 minuti probabilmente di distrazione, di blackout imperdonabile per l'Avezzano, che nel primo tempo aveva giocato una discreta partita, poi dopo il 3-0 ovviamente si è squagliato definitivamente. Esatto, primo tempo secondo me abbiamo fatto una buona partita, c'era una certa padronanza da parte nostra, ci è mancato il gol, dove potevamo essere un pochino più cinici, più cattivi, perché arriviamo bene sulle fasce e lì ci può poi il giocatore che ti salta l'uomo e ti fa il gol. Primo tempo, ripeto, l'avevo vista bene, poi il secondo tempo, dopo quel gol un po' assurdo che devo rivedere, la squadra si è squagliata. È una squadra che sinceramente anche rispetto all'anno scorso non ho mai visto questi difetti, però è la prima di campionato, è normale, faceva caldo, dobbiamo sicuramente migliorare, miglioreremo perché sono convinto, perché questa squadra ha qualità. È normale che per prendere 3 gol qui a Vasto, dopo un primo tempo giocato bene, un secondo tempo, ripeto, dopo il gol ci siamo squagliati, e questo non deve accadere, perché una squadra come la nostra deve sempre stare lì sul pezzo, perché la partita si può anche recuperare. Adesso parliamo un attimo di campionato, l'ultima volta che ci eravamo visti non c'erano ancora i gironi, adesso ci sono, girone F, c'è il Cesena, 20 squadre, campionato un po' più congestionato di impegni. Sì, un campionato secondo me molto più difficile dell'anno scorso. Facendo una valutazione così sulla carta, ci sono 10 squadre che possono ambire ai playoff. Ci sono le abruzzesi, ci sono le marchigiane, c'è il Cesena che sarà sicuramente una squadra da battere. 24 partite in più, c'è bisogno veramente di tutti, bisogna stare lì e continuare a lavorare, perché quest'anno sicuramente il campionato sarà molto difficile.